Buongiorno a tutti e benvenuti alle Cliniche Italiane di Psicoterapia. Oggi diamo il via al ciclo di incontri informativi sui disturbi alimentari, conoscere per affrontare. Il primo incontro di oggi riguarda il tema dell'anoressia nervosa. Quali sono i campanelli d'allarme? Come riconoscerli? Quali sono le strategie di intervento, quindi programmi di cura efficaci? Ce ne parla il dottor Gian Domenico Schiena, psichiatra del CIP, che appunto farà una relazione su questo tema, alla fine della quale potrà rispondere alle vostre domande. Quindi potrete scrivere in chat e vi verrà fornita una risposta. Adesso passo la parola al collega e vi auguro buon ascolto. Grazie Rosaria, grazie a tutti voi di essere presenti online stamattina così numerosi. Sono molto contento di questo, sono molto contento di essere qui a parlarvi di anoressia nervosa da una prospettiva scientifica. E di trattamenti dell'anoressia nervosa che hanno dimostrato in studi scientifici la loro efficacia. Bene, quando parlo di disturbi alimentari, di anoressia, di bulimia, quando faccio delle presentazioni come quelle di stamattina, mi piace sempre partire con questa slide. Non mangiamo solo per introdurre calorie, il cibo ha un significato emotivo. È qualcosa che tutti noi abbiamo sperimentato nella nostra vita. Ci sentiamo tristi e mangiamo un pezzettino di cioccolato. Ad esempio, ci sentiamo stressati e ci concediamo una coppetta di gelato dopo cena. No, è un qualcosa, dicevo, che tutti noi sperimentiamo nella nostra vita, ma che forse non abbiamo mai focalizzato. Il cibo ha un significato emotivo e partecipa alla regolazione dei nostri stati d'umore e delle nostre emozioni. L'altra premessa che mi piace sempre fare è che il nostro modo di pensare ha delle conseguenze, sul nostro modo di mangiare. Vediamo qua un'immagine che spesso quando si parla di anoressia nervosa viene evocata. La ragazza affetta da anoressia, che pur essendo davvero molto molto magra, si guarda allo specchio e si vede formosa, si vede in carne. Questo perché capita? Capita perché evidentemente questa ragazza dà al peso e alla forma del suo corpo un'importanza eccessiva. Deve a tutti i costi essere magra, questo è molto importante per lei. Qualsiasi segno, pertanto, allo specchio che non ha ancora raggiunto il livello di magrezza che desidera, diventa assolutamente intollerabile e soggettivamente equivalente a essere al contrario grassa. Se
si percepisce grassa, anche se in realtà è scheletrica, con un meccanismo simile a quello per cui si guarda un foglio che è completamente bianco e si nota semplicemente un puntino nero che è in un angolino. Quindi troppa importanza al peso e alla forma del corpo. È evidente che se io ho questo tipo di prospettiva, se questo è così importante per me, spesso sarò in una condizione di stress, di tensione emotiva, perché non sarò mai abbastanza. Guarderò sempre il puntino nero sul foglio bianco. Questa è la prima conseguenza negativa di questo tipo di prospettiva che possiamo individuare. Un'altra conseguenza negativa è quello che vedete in questa slide. In questi grafici sono grafici a torta, i vari spicchi rappresentano gli ambiti di vita pensando ai quali una persona si valuta, dà un giudizio su di sé. A destra vedete il grafico di una persona che non ha nessun tipo di problema riguardo all'alimentazione, al peso, al proprio corpo, e come vedete il grafico è composito, ha molti aspetti. Tutti noi, se non abbiamo problemi alimentari, tendiamo a valutarci in diversi ambiti, a dare un giudizio su di noi in diversi ambiti, e la nostra autostima, per dirla in maniera spicciola, viene data da una valutazione su tutti questi ambiti. Quindi sicuramente c'è anche il peso e le forme del proprio corpo, ma c'è anche, ad esempio, ci sono anche ad esempio le nostre relazioni familiari. Ci sono, si tratta di un ragazzo, le nostre performance scolastiche, le nostre performance riguardo gli sport a cui siamo appassionati, le nostre relazioni amicali. Come vedete, invece, nel grafico a sinistra, per le persone con un problema riguardo all'alimentazione, per le persone con un disturbo alimentare e in particolare per le persone affette da anoressia, gli ambiti di autovalutazione classici sono assolutamente marginalizzati. Molti vengono esclusi e quelli che rimangono sono messi all'angolo. Tutto il grafico è occupato dall'importanza che il peso e la forma del corpo hanno. La troppa importanza data al peso e alla forma del corpo è un elemento che gli studi scientifici sulla psicopatologia dell'anoressia nervosa e dei disturbi alimentari in generale hanno messo in evidenza essere l'elemento centrale della psicopatologia di questi disturbi. Quali sono le conseguenze? Se una persona, una ragazza, valuta la propria vita solo riguardo al peso e alla forma del corpo, cosa farà? Beh,
innanzitutto avrà paura di prendere peso. Poi, dal punto di vista comportamentale, metterà in atto una dieta che ho indicato qua come dieta ferrea, intendendo come dieta ferrea una dieta in cui vi è una restrizione dal punto di vista della quantità di cibo assunto, molto importante, una restrizione calorica molto, molto importante, ma anche una restrizione qualitativa dei cibi assunti. Eliminerò tutti i dolci, ad esempio. Tenterò di eliminare quasi completamente i grassi o completamente, concedendomi solo mezzo cucchiaino da caffè di olio d'oliva sull'insalata, ad esempio, e quello sarà l'unica cosa che mangerò a pranzo. Metterò in atto un esercizio fisico strenuo, quindi un esercizio fisico molto intenso, che solo delle persone estremamente allenate, degli atleti, possono mettere in atto, sicuramente però introducendo una quantità di calorie molto maggiore rispetto a quella che le ragazze affette da anoressia introducono. È così comune nella pratica clinica quotidiana raccogliere le confidenze di pazienti che ci dicono di fare chilometri su chilometri di camminata al giorno, ad esempio. Insomma, tenderò a raggiungere il più possibile una condizione di sottopeso. Contemporaneamente, rifiuterò la mia condizione, rifiuterò il momento in cui qualcuno mi dice: guarda che sei troppo magro, negherò la mia condizione di sottopeso e dei rischi ad essa correlati. E questo è molto comprensibile, tenendo conto l'importanza come dominio di autovalutazione, quindi l'importanza per la propria autostima che il peso e la forma del corpo hanno. Se io punto tutto per il mio benessere psichico sul sottopeso, se qualcuno mi dice guarda che sei troppo magra, evidentemente rifiuterò questo tipo di affermazione, dirò che non è vero e continuerò a mettere in atto i comportamenti che abbiamo appena descritto. Quali sono le conseguenze di tutto questo? Prima di tutto, la conseguenza più scontata è che noi, non essendo degli animali progettati per sopportare una restrizione calorica prolungata, la conseguenza più naturale di questo è che la pressione biologica verso l'alimentazione, inizialmente controllata, oltre un certo limite, esploderà e il paziente, la paziente, metterà in atto quella che vengono chiamate le abbuffate.
Quindi, dei momenti in cui vengono assunte grosse quantità di calorie in poco tempo, grosse quantità di calorie in un tempo in cui normalmente sarebbe molto difficile farlo ed sarebbe completamente inusuale. Questo è un meccanismo, se vogliamo, di salvaguardia che i nostri sistemi che regolano l'introito di cibo possono far scattare nel momento in cui la restrizione calorica, la restrizione di cibi assunti è prolungata. È un meccanismo però che non scatta in tutte le pazienti che soffrono di anoressia, ma solo in un sottogruppo. Dopo le abbuffate possono essere messe in atto quelle che vengono chiamate condotte di eliminazione. In particolare vedete nella slide il vomito. È evidente che nel momento in cui io punto tutto per il mio benessere psichico sulla dieta, sul mantenere una condizione di magrezza, e metto in atto una buffata, la conseguenza emotiva non può che essere quella di un'estrema angoscia e disperazione. Quello che potrò fare allora, siccome l'unico modo che ho di tornare a una condizione di benessere è quello di tornare a puntare su la dieta la restrizione calorica, quello che farò per avere sollievo da tutto questo è vomitare quello che ho assunto durante la buffata, provocarmi il vomito in maniera artificiale, ad esempio mettendosi due dita in gola. Il vomito è la condotta di eliminazione di quanto assunto nella buffata più comune. Ci sono anche altre condotte meno comuni che possono essere, ad esempio, l'assunzione di lassativi in maniera tale da velocizzare il transito intestinale e non assorbire quello che ho introdotto, o l'assunzione di diuretici. Tramite i diuretici però non vengono eliminate calorie, ma viene eliminata acqua e sali minerali, e questo può tra l'altro essere, se vogliamo, quando l'assunzione di diuretici è importante, molto molto pericoloso. Ad ogni modo, anche nel momento in cui il vomito è messo in atto come condotta di eliminazione in maniera estremamente frequente, può provocare importanti conseguenze sulla salute, proprio perdendo, esattamente come succede assumendo diuretici, sali minerali. Fin qua non credo di aver detto cose particolarmente sorprendenti. Forse qualcosa di più per voi più sorprendente e inusuale riguarda i sintomi da malnutrizione come conseguenza
della troppa importanza al peso e alla forma del corpo e della dieta ferrea messa in atto di conseguenza. Chi sono le persone nella foto della slide? Sono un gruppo di ragazzi americani degli anni 40 appartenenti a una setta protestante che si rifiutava di partecipare a qualsiasi tipo di azione di guerra. Eravamo durante la Seconda Guerra Mondiale e questi erano degli strenui obiettori di coscienza. Il governo americano allora propose a questi ragazzi di partecipare a un esperimento probabilmente non così impegnativo come partecipare alle azioni di guerra in Europa, nel Pacifico, contro le potenze dell'asse, ma sicuramente molto, molto difficile. L'esperimento infatti prevedeva che questi ragazzi per 6 mesi dovessero dimezzare il proprio introito calorico. Prima di iniziare l'esperimento vennero studiati approfonditamente in maniera tale che potessero partecipare solo persone che erano dal punto di vista fisico e dal punto di vista psicologico assolutamente sane. Tra l'altro erano gli anni in cui all'Università del Minnesota, dove questo esperimento venne condotto, veniva elaborato l'MMPI, quindi un test di personalità che ancora oggi noi utilizziamo e vengono studiati anche tramite MMPI per escludere che avessero delle problematiche psicologiche di sorta. Insomma, erano persone assolutamente sane, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. Una volta conclusa questa fase preliminare di valutazione, l'esperimento ebbe inizio e venne dimezzato la quantità calorica che in precedenza questi ragazzi assumevano. Quindi cosa successe? Mise in evidenza una serie di sintomi che vedete elencati nella slide, molti dei quali sono abbastanza facilmente intuibili, ad esempio il fatto che una persona che è malnutrita o che comunque assume una quantità di calorie molto inferiore al suo fabbisogno sia debole dal punto di vista muscolare, sia una persona che ha una temperatura del proprio organismo, una temperatura corporea bassa, una persona oppure anche ad esempio disturbi del sonno. Ma vennero messi in evidenza anche tutta una serie di problematiche psichiche in ragazzi che in precedenza erano completamente sani dal punto di vista psicologico. In particolare, questi giovani adulti iniziarono a pensare al cibo da mattina a sera.
iniziarono a programmare quello che avrebbero dovuto mangiare molte ore prima. Iniziarono a mangiare molto lentamente. Abbiamo delle testimonianze che ci dicono che quantità di cibo che in precedenza questi ragazzi avrebbero assunto in pochi minuti, ci mettevano una, due ore per concludere i pasti. Iniziarono a mangiare in maniera ritualizzata, sempre nello stesso luogo, sempre con la stessa disposizione di cibo nel piatto, sempre con la stessa sequenza di cibi mangiati. Iniziarono a collezionare ricette, libri di cucina, tant'è che molti di loro alla fine dell'esperimento diventeranno cuochi. Iniziarono a bere tantissimo tra un pasto a un pasto all'altro. Ecco, io credo che le persone che hanno avuto l'occasione di entrare in contatto con delle pazienti che soffrono di anoressia nervosa, ecco, credo che per loro questo tipo di comportamenti sia molto usuale. Voglio ribadire che questi ragazzi prima dell'esperimento erano completamente sani dal punto di vista psichico. Quindi vuol dire in qualche modo che la malnutrizione provoca anche a livello psichico una serie di conseguenze molto importanti che poi sottendono ai comportamenti che vediamo nella pratica clinica quotidiana nelle nostre pazienti. Evidentemente il nostro cervello e il nostro corpo entra in una modalità risparmio energetico e quindi ad esempio i muscoli diventano deboli, la temperatura corporea diminuisce, ma anche il cervello non ha abbastanza nutrienti, anche lui entra in una modalità a risparmio energetico non funziona più bene e l'unica cosa che fa è pensare al cibo perché è quello che da un punto di vista biologico in quel momento è importante. Non è importante la scuola, non sono importanti le amicizie, non sono importanti le relazioni, è importante alimentarsi in maniera adeguata. Contemporaneamente non funziona più bene e quindi compaiono una serie di in pazienti, anche in persone prima sane come i ragazzi del Minnesota che sono stati sottoposti all'esperimento durante la Seconda Guerra Mondiale, compaiono una serie di modificazioni emotive. Tristezza, depressione, sbalzi d'umore, momenti di angoscia, incapacità di modulare le quote d'ansia, irritabilità, cambiamenti di personalità e le persone malnutrite entrando in una modalità di risparmio energetico vanno incontro ad un isolamento sociale.
Quindi, per riassumere tutto quello che ci siamo detti finora, un'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione porta a una dieta ferrea e quelli che vengono indicati qua come altri comportamenti di controllo del peso, che sono essenzialmente l'esercizio fisico. Tutto questo porta al basso peso, alla sindrome della malnutrizione che abbiamo appena descritto, e in alcune pazienti alle abbuffate e al vomito come comportamento di compenso dell'abbuffata, oppure ad altri comportamenti di compenso come l'uso improprio di lassativi. Come vedete, però, oltre a frecce che vanno verso il basso, ci sono anche frecce che vanno verso l'alto. In un circolo vizioso che può essere, per chi ci si trova dentro, molto difficile da gestire, se non chiedendo aiuto. Il circolo vizioso porta a rinforzare l'eccessiva valutazione del peso, della forma del corpo e del controllo dell'alimentazione. Facciamo degli esempi. Se io ho il cervello in modalità risparmio energetico e penso solo al cibo, evidentemente questo non può che rinforzare la troppa importanza che do al cibo come mio dominio di autovalutazione. Se io sono in modalità risparmio energetico e mi isolo socialmente, tutti gli altri domini di autovalutazione sono marginalizzati, non ho più relazioni, lascio il mio ragazzo, mi chiudo in camera e non ho più contatti significativi con i miei genitori, i miei amici, e questo, con il mio cervello che continua a pensare contemporaneamente cosa mangiare, non può che rinforzare la troppa importanza che do al peso e alla forma del corpo come elemento cruciale per il mio benessere e la mia autostima. Oppure, nel momento in cui metto in atto una buffata e quindi sono in uno stato di completa disperazione, angoscia, essendo l'unica cosa importante per me il peso e la forma del corpo, l'unica cosa che mi dà benessere il controllo dell'alimentazione, quello che farò dopo una buffata non potrà che essere che rilanciare puntando nuovamente ancora sulla restrizione calorica per recuperare quello che eventualmente con la buffata ho, il peso che eventualmente con la buffata ho reintegrato o penso di avere reintegrato. È un circolo vizioso da cui è molto difficile uscire. Il lavoro di noi che ci occupiamo di disturbi alimentari
usando la CBTE, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, come trattamento, è proprio quello di lavorare su queste frecce che vanno dal basso verso l'alto, cercando di scardinare questo circolo vizioso. Bene, spero di avervi dato un affresco dei sintomi e di come all'interno della terapia cognitivo-comportamentale migliorata concettualizziamo l'anoressia nervosa e tutti gli aspetti che nella quotidianità della nostra pratica clinica o nella quotidianità della pratica clinica di chi ha un familiare o una persona a lui cara affetta da questo tipo di disturbo si manifestano. Se ci sono delle domande, poi alla fine della mia presentazione avrete modo di avere soddisfazione e risposta nei limiti del tempo a nostra disposizione. Che cosa possiamo dire sulle cause di tutto questo? Cioè, come mai a un certo punto una ragazza incomincia a dare così tanta importanza al peso come fonte del proprio benessere? Ecco, se ne sento un po' di ogni da questo punto di vista, spesso con un approccio non prende in considerazione le prove degli studi scientifici che sono stati condotti per cercare di capire meglio che cosa determina il rischio dei disturbi alimentari. Il rischio dei disturbi alimentari è dato in larga parte dalla genetica individuale. Più della metà del rischio è dato da questo. Gli studi dicono dal 50 al 75% del rischio è dato dall'assetto genetico che ereditiamo dai nostri genitori. Ed è un assetto genetico che predispone al basso peso, ma predispone anche, ad esempio, alle patologie autoimmuni, in particolare al diabete di tipo 1, il diabete giovanile, a certe forme di alopecia, all'artrite reumatoide. Dando così il là a possibili speculazioni sull'anoressia nervosa come un disturbo in cui la comunicazione tra i sistemi che regolano l'introito di cibo, il sistema nervoso, il sistema immunitario, sia in qualche modo la comunicazione sia in qualche modo alterata in certi suoi aspetti. Questo credo sia molto importante dirlo in maniera molto chiara. L'ambiente, quindi le proprie relazioni col gruppo dei pari o le proprie relazioni familiari hanno un'importanza nel determinare il rischio che è assolutamente secondaria rispetto al carico genetico.
Io credo che se ci sono dei genitori di pazienti con anoressia nervosa, credo che questo per loro possa essere molto, molto liberante. Pochi giorni fa mi è capitato di parlare di queste cose con una madre che veniva da una precedente esperienza di cura, nel contesto della quale gli era capitato di leggere della mamma tigre che facilita lo sviluppo dei disturbi alimentari, in particolare dell'anoressia. Ecco, queste posizioni, queste espressioni, mamma tigre, hanno una validità scientifica che è davvero, davvero piccola. E così siamo arrivati a parlare dei luoghi comuni sull'anoressia e sui disturbi alimentari in genere. Uno dei luoghi comuni, l'abbiamo appena detto, è colpa delle famiglie. No, non è colpa delle famiglie. L'anoressia nasce dall'interazione complicatissima e ad oggi di fatto praticamente sconosciuta ancora purtroppo tra la genetica individuale e l'ambiente familiare e sociale. Fra i due fattori però, genetica e ambiente, la genetica ha un ruolo preponderante, è responsabile della metà e due terzi del rischio, come ho detto prima. Si sente ancora dire che l'anoressia nervosa è una scelta, un capriccio. No, è una patologia complessa con profondi risvolti sia fisici che psicologici. È una condizione in cui è veramente difficile uscirne nel momento in cui non si ha un aiuto da parte di personale qualificato. Devo dire che purtroppo anche da parte di alcuni colleghi psichiatri alle volte si sente ancora dire questo tipo, si sente ancora fare questo tipo di affermazioni. Non è così. Si dice che l'anoressia nervosa è una malattia sempre più diffusa. No, di fatto, se assumiamo una prospettiva scientifica, gli studi dicono che l'incidenza, cioè i nuovi casi in un anno, è stabile perlomeno dagli anni 80, anche se sicuramente l'età d'esordio è sempre più precoce. Se prima l'età d'esordio tipica era la fine dell'adolescenza, ci stiamo spostando verso la metà o anche l'inizio dell'adolescenza, con sempre più casi anche di insorgenza in età infantile. È una malattia di ricchi, anche questo è qualcosa che così nei discorsi da bar sull'anoressia nervosa talora si sente dire. No, gli studi scientifici ci dicono che è diffusa in tutte le classi sociali. È una malattia delle femmine? No, è molto più diffusa nel sesso maschile di quanto si pensasse in passato. Probabilmente gli uomini, dato che c'è questo pregiudizio, chiedono molto meno aiuto rispetto alle donne. Un tempo veniva stimato che per ogni uomo affetto da anoressia nervosa ci fossero 10 donne affette, quindi con un rapporto 1 a 10. Ora quello che si stima è che questo rapporto sia più vicino ad 1 a 3 rispetto che 1 a 10.
E poi l'ultima cosa, l'anoressia non è, a dispetto del luogo comune, una malattia incurabile. La remissione completa, quindi la scomparsa dei sintomi, è possibile soprattutto nel momento in cui la diagnosi e il trattamento vengono messi in atto in uno stadio il più precoce possibile. L'anoressia è, come tutti i disturbi alimentari, nella sua concettualizzazione, in una delle sue concettualizzazioni più moderne, è un habit disorder, quindi un disturbo delle abitudini, potremmo tradurre in italiano, un disturbo delle abitudini alimentari, e come tutte le abitudini, nel momento in cui vengono mantenute nel tempo, è sempre più difficile cambiarle. È possibile, ma è più difficile. Anche per i disturbi alimentari, anche per l'anoressia, è così. Una diagnosi e un trattamento precoci ci danno la possibilità di intervenire con molta efficacia. Poi intervenire è possibile, ma è più difficile. Rapidamente, sul rischio di complicanze mediche. Il rischio di complicanze mediche date dalla malnutrizione aumenta esponenzialmente quando il BMI, quindi il rapporto fra i chili, fra il peso e l'altezza elevata al quadrato, è inferiore a 15. Il BMI è l'acronimo in inglese, Body Mass Index. Sulla slide è indicato l'acronimo in italiano, IMC, indice di massa corporea. Il rischio di complicanze mediche aumenta quando la perdita di peso avviene a un ritmo per molte settimane superiore a mezzo chilo, diventando veramente importante quando il ritmo di perdita di peso è superiore a un chilo a settimana, cosa che purtroppo capita. Il rischio di complicanze mediche aumenta quando c'è una spiccata bradicardia con una frequenza cardiaca inferiore a 50 battiti per minuto, quando la pressione sanguigna diventa particolarmente bassa, inferiore a 90 su 60, e quando compaiono dei sintomi come le caviglie gonfie, che è un qualcosa che è correlato al fatto che il corpo non ha più nutrienti per costruire i mattoni fondamentali di fra i mattoni fondamentali di cui è costituito, cioè le proteine. Il rischio di complicanze mediche aumenta tantissimo quando compaiono degli svenimenti. Gli svenimenti possono essere correlati alla pressione bassa, ma possono anche essere segno che l'attività elettrica del cuore, mancando un adeguato apporto di nutrienti, non è più ben regolata, e quindi la persona è andata incontro a delle aritmie. Aritmie che talora possono anche essere fatali. L'ultima parte di questo nostro incontro, ecco, nell'ultima parte volevo dire due cose sulla terapia. Abbiamo detto che la terapia
dei disturbi alimentari efficace, che la remissione completa dall'anoressia nervosa è possibile, ma quali sono gli interventi terapeutici che sono efficaci, che gli studi scientifici hanno trovato essere efficaci? Credo che questo sia, in un contesto divulgativo come quello di stamattina, molto importante, perché purtroppo nella mia pratica clinica quotidiana ne sento davvero di tutti i colori. Poche settimane fa, ad esempio, mi è capitato di una mamma che mi ha detto: dottore, guardi, sì, molto interessante quello che fate nel vostro centro, però ho deciso di far curare mia figlia da un omeopata, senza nulla togliere agli omeopati. Io credo che se la figlia, se quella figlia avesse avuto non un problema con la propria alimentazione, ma un problema cardiologico, neurologico, epatologico, la mamma non si sarebbe un problema serio dal punto di vista appunto cardiologico, neurologico, la mamma non si sarebbe mai sognata di far curare la figlia da un omeopata. La stessa importanza sulla scelta di un trattamento che abbia delle prove scientifiche di efficacia deve essere destinata anche per il trattamento di una patologia estremamente complessa, con potenziali risvolti devastanti sia dal punto di vista psichico che dal punto di vista fisico, come l'anoressia nervosa e come i disturbi alimentari in genere. Allora, la letteratura scientifica, gli studi scientifici ci dicono che quello che funziona di più nella terapia dei disturbi alimentari è il modello multidisciplinare. Essendo patologie complesse, con tanti risvolti, l'ho già detto più volte in questa presentazione, tanti risvolti fisici e psichici, è necessario che ci siano tanti professionisti che attorno al paziente, sicuramente medici, psichiatri, è una patologia psichiatrica, psichiatri come me, ma anche internisti, che nel momento in cui si evidenzino dei rischi per la salute fisica della persona, della paziente, possano intervenire, ma anche psicologi, psicoterapeuti, che poi fanno il grosso del lavoro terapeutico assieme ai dietisti che si occupano della riabilitazione nutrizionale e di decidere assieme alla paziente che cosa mangiare. Gli psicoterapeuti fanno il grosso del lavoro terapeutico assieme ai dietisti, quindi, ma quali psicoterapie hanno dimostrato negli studi scientifici di essere efficaci? Allora, sicuramente la psicoterapia che alle Cliniche Italiane di Psicoterapia, al CIP, abbiamo adottato, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, che nelle ultime linee guida, le linee guida inglesi NICE, si chiamano così,
linee guida NICE. Sono le linee guida che il sistema sanitario inglese adotta e a cui non solo i medici del sistema sanitario inglese, ma i medici di tutto il mondo fanno riferimento nel momento in cui devono scegliere un trattamento di efficacia. Ecco, nel contesto delle linee guida NICE, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata è consigliata per tutti i disturbi dell'alimentazione, dall'anoressia alla bulimia al binge eating disorder, sia in pazienti adulti sia in pazienti adolescenti. Altri tipi di interventi che sicuramente hanno mostrato efficacia sono la terapia interpersonale, la terapia, alcuni tipi di terapia di ispirazione psicodinamica e il family based treatment, per quest'ultimo però solo per i pazienti adolescenti. Negli studi che sono andati a comparare la CBT, la terapia cognitivo-comportamentale migliorata, con la terapia interpersonale, con la terapia psicodinamica, ecco, quello che si è visto è che la terapia cognitivo-comportamentale migliorata ha un tasso di risposta maggiore in un tempo inferiore. Qualche elemento sulla CBTE. È una terapia strutturata, vuol dire che l'intervento terapeutico non è basato sull'intuito, la genialità, l'esperienza del terapeuta, come in tanti altri tipi di psicoterapie, ma è l'intervento terapeutico è guidato da un manuale che step by step indica al terapeuta qual è l'intervento terapeutico in quel momento da fare nel paziente. E questo garantisce una standardizzazione dell'intervento terapeutico in maniera tale che quello che viene fatto da un terapeuta sia il più possibile aderente all'intervento terapeutico che ha dimostrato efficacia nello studio scientifico che ha dimostrato l'efficacia della terapia cognitivo-comportamentale migliorata. Quindi una terapia strutturata, ma anche una terapia flessibile, cucita su misura sul singolo paziente. I vari interventi vengono effettuati a seconda della sintomatologia che il paziente porta in visita. Il programma terapeutico viene strutturato cucendolo su misura sul paziente. Altra cosa che è molto importante sottolineare è che è una terapia dalla durata limitata. Per l'anoressia nervosa circa 40 settimane, può essere un po' di più, può essere un po' di meno, ma questo è l'ordine di grandezza. Non è una terapia che dura anni o decenni, come talora succede. È una terapia che ha un'efficacia in un periodo di tempo limitato. Anzi, nel contesto della quale i miglioramenti precoci, quello che in inglese nella letteratura scientifica vengono chiamati gli early gains, sono molto frequenti e sono tra l'altro un elemento di prognosi positiva
che noi riscontriamo molto frequentemente nei nostri pazienti. Cioè, tanto più migliorano rapidamente, tanto più all'inizio della terapia, tanto più vuol dire che la terapia sul lungo periodo avrà un'efficacia e sarà decisiva nella risoluzione dei sintomi. La cosa però più forse importante è che l'approccio complessivo dell'equipe che fa CBTE è un approccio mai coercitivo, ma sempre collaborativo. Questo vale per gli psicoterapeuti che fanno CBTE, ma vale anche per figure professionali che non sono abituate a questo tipo di approccio, in particolare per i medici, nel contesto dell'equipe che fanno CBTE. I medici sono abituati, io per primo, a ascoltare il paziente e poi dire: bene, caro paziente, ora tu devi fare così, così, cos'ha. Quindi con un approccio, diciamo, prescrittivo, direttivo. Io ti ordino, come dicono ancora i nostri nonni, me l'ha ordinato il dottore. Ecco, nella CBTE il dottore non ordina niente. Il dottore, assieme agli altri membri dell'equipe, cerca di analizzare assieme al paziente quello che gli sta capitando, cercando di far leva sulla parte sana delle pazienti per indirizzarla e sostenerla nel processo terapeutico. Le pazienti affette da disturbo alimentare, in particolare le pazienti anoressiche, sono, come diciamo in medichese, in psicologhese, ambivalenti. Questo vuol dire che il loro cervello è un po' come un parlamento. C'è la destra e c'è la sinistra. C'è il pezzo che dice dimagrisci e il pezzo che dice ti stai rovinando la vita. Le nostre pazienti non sono pazienti che non si rendono conto che la loro vita viene rovinata dal disturbo dell'alimentazione. Loro si rendono conto che prima avevano fidanzate e non ce l'hanno più, che prima erano brave studentesse e ora non riescono più ad aprire un libro, che prima avevano una vita ricca, piacevole, e ora invece passano tutto il tempo a pensare a cosa mangeranno fra 2 ore. Un grosso lavoro che viene fatto nel contesto della CBTE è discutere con le pazienti di tutto questo per indirizzarle all'inizio del trattamento e per sostenerle a lungo termine nel trattamento. Quindi non verrà mai detto nella CBTE: ok, questa è la dieta, segui questa dieta, ma con questo background verranno concordati passo passo gli alimenti da reinserire, puntando tutto
sulla collaborazione della paziente. E questo tra l'altro piace molto alle pazienti, perché chi ha un'esperienza di terapia delle pazienti con disturbo alimentare, delle pazienti anoressiche in particolare, sa bene che la necessità di controllo è qualcosa di molto importante. Ecco, nella CBTE le pazienti sono in totale controllo della terapia. Qualsiasi cosa, qualsiasi passo in più che viene fatto nel percorso terapeutico viene concordato e viene accettato dalle pazienti. Da ultimo, la CBTE affronta com'è che viene ottenuto il cambiamento. Beh, prima vi parlavo del circolo vizioso dell'anoressia, da cui è difficile uscire, circolo vizioso in cui ci sono dei processi di mantenimento, no? Abbiamo detto prima, se uno è isolato socialmente non può che continuare a pensare a dare tanta importanza al peso, alla forma del corpo come proprio dominio di autovalutazione, perché non avrà tutti gli altri domini di autovalutazione come le relazioni amicali, le relazioni amorose, le performance scolastiche, eccetera. Ecco, la CBTE fa proprio questo, va a scardinare i processi di mantenimento del disturbo dell'alimentazione, tentando di interrompere i circoli viziosi che sostengono la troppa importanza al peso e alla forma del corpo come fonte di benessere e come dominio di importante per la propria valutazione, per la propria autostima. Rapidamente, credo che per i genitori che sono in ascolto sia molto importante dare due dritte riguardo come confrontarsi con la propria figlia o il proprio figlio con questo tipo di problema. Cosa devo fare? Spesso si creano delle situazioni molto difficili, esplosive dal punto di vista emotivo. Ecco, quello che posso dire è che la cosa importante è esprimere la propria preoccupazione senza però assumere degli atteggiamenti impositivi, fare delle proposte facendo sentire al proprio figlio, alla propria figlia, che quello che si fa lo si fa in un contesto amorevole per loro, tentando di aiutare, ma contemporaneamente tenendo conto che queste proposte possono essere rifiutate. Detto così è semplice, farlo concretamente è molto difficile, ci possono veramente instaurarsi delle situazioni esplosive date dalle risposte rabbiose che possono nascere dalla sensazione di impotenza a rifiuto prolungato da parte dei propri figli. Ecco, la cosa importante in questo contesto è ricordarsi che non si tratta di volontà, non è un capriccio, ma è una malattia. E ovviamente occorre cercare aiuto. Questo è un sito istituzionale, www.disturbialimentareonline.it, curato dal Ministero della Salute. Su questo sito potete avere la possibilità di chiamare un numero verde che può darvi delle indicazioni su dove si fa trattamento di disturbi alimentari, oppure potete cercare automaticamente, mettendo la vostra regione, le strutture che si occupano di terapia di disturbi alimentari, e poi anche cercare le associazioni che
sostengono le famiglie e i pazienti affetti da disturbo alimentare. Quindi io ho finito, ora credo di aver tempo per le vostre domande. Vi ricordo il prossimo intervento all'interno di questo ciclo è il 9 maggio dalle 11 alle 12.30, la dottoressa Tramontano ci parlerà di bulimia nervosa. Grazie. Ora se avete delle domande. Ok, mi sentono loro? Ok, perfetto. Allora, una prima domanda chiede se esiste una correlazione tra anoressia e tiroidite di Hashimoto. Persone che hanno sofferto di anoressia sono predisposte a sviluppare una tiroidite autoimmune? Allora, credo sia in riferimento a quello che ho detto sulla genetica che predispone contemporaneamente sia i disturbi alimentari, all'anoressia in particolare, e alle patologie autoimmuni. Ecco, questo è un dato scientifico che è stato scoperto da pochissimi anni, un paio d'anni, se non sbaglio lo studio è di un paio d'anni fa, è uno studio molto importante che ha avuto grossa risonanza all'interno della comunità scientifica. Però ancora non c'è una conoscenza così approfondita che ci permette di dire che delle specifiche patologie autoimmuni possono predisporre all'anoressia. Quello che il dato scientifico è che, per quanto ne sappiamo finora, ci può essere un substrato genetico comune. Ok, spero di essere stato, di aver risposto. Scusate, è la prima volta che tengo un intervento in questo modo e quindi è abbastanza inusuale. Spero di essere stato sufficientemente interessante di essere riuscito a passare quello che la passione con cui affronto questi argomenti. Ovviamente nel momento in cui si è di fronte a un uditorio è molto più semplice, parlando a un computer devo dire che in certi frangenti sono stato in difficoltà. Allora, un'altra domanda che è stata posta chiede di spiegare meglio la terapia per gli adolescenti. Allora, gli interventi che hanno dimostrato efficacia per l'anoressia nervosa negli adolescenti sono la terapia cognitivo-comportamentale migliorata e il family-based treatment,
La terapia basata sulla famiglia, elaborata presso l'Istituto Psichiatrico Mosley di Londra. Sono entrambi interventi che hanno dimostrato efficacia, sono interventi che partono da presupposti completamente diversi. Nel senso che se la terapia cognitivo-comportamentale migliorata si basa sull'ingaggio del paziente, cioè sulla collaborazione tra paziente e terapeuta, anche con il paziente adolescente, perché gli adolescenti si rendono, hanno le capacità cognitive e si rendono perfettamente conto di quello che dicevo prima, no? Di quanto il loro problema alimentare in realtà gli stia distruggendo la vita. Quindi anche per gli adolescenti l'approccio collaborativo nel contesto della terapia cognitivo-comportamentale migliorata è assolutamente fondamentale. Dicevo, family-based treatment, terapia basata sulla famiglia e terapia cognitivo-comportamentale migliorata hanno un approccio completamente diverso. La terapia cognitivo-comportamentale migliorata ha un approccio collaborativo anche sull'adolescente. La terapia basata sulla famiglia ha un approccio invece molto prescrittivo, mediato dall'intervento dei genitori. Entrambi gli interventi però hanno un'evidenza di efficacia degli studi scientifici. Ok. Un'altra domanda chiede, buongiorno, può consigliarmi qualche libro ben strutturato che tratti il tema dei DCA in generale o di anoressia nervosa in particolare? Allora, diciamo un libro divulgativo che io consiglio spesso anche ai pazienti è Come vincere i disturbi dell'alimentazione di Riccardo Dallegrave, che ha collaborato, che è prima di tutto nostro direttore scientifico e che ha collaborato con Fairburn, che è il terapeuta inglese che ha inventato ad Oxford ha iniziato a sviluppare 15 anni fa circa la terapia cognitivo-comportamentale migliorata. Quindi può essere sicuramente interessante se si cerca un libro che parli in generale di disturbi del comportamento alimentare. È un libro molto ben scritto, che si legge molto bene. Quindi può essere anche piacevole. Ok, un'altra domanda chiede, rispetto alle terapie, i dati di efficacia a lungo termine confermano anche essere la CBTA? Sì, i dati di efficacia confermano che la il i miglioramenti ottenuti nel contesto della CBTE sono mantenuti sul lungo periodo. Allora, un'altra domanda chiede, in una persona che ha avuto una remissione completa della malattia, è possibile che permanga un'attenzione elevata sulla propria alimentazione ed eventualmente come capire se si possa trattare di una recidiva? Allora, sì, sicuramente. Sicuramente questo è un tema molto importante. Diciamo che il fattore prognostico principale che ci dice che una paziente o un paziente
che è andato incontro a una terapia per l'anoressia nervosa con successo. Ecco, come facciamo a capire se questo paziente potrà ripresentare sintomi o no? Qual è, come si dice in termini medici, il fattore prognostico principale? Il fattore prognostico principale è quanta importanza ancora per il paziente o la paziente il cibo e la forma del corpo hanno come dominio di autovalutazione. Questo è veramente cruciale. Un tempo una delle terapie per l'anoressia nervosa era la cosiddetta alimentazione meccanica. Un intervento terapeutico comprendeva l'alimentazione meccanica in cui i pazienti venivano ricoverati, venivano alimentati in maniera tale da alimentati in maniera controllata, in maniera tale da raggiungere un indice di massa corporea sano, senza rischi per la salute. Non cambiava niente però del loro modo di pensare, quindi poi alle dimissioni, non più in ambiente protetto, il peso non veniva mantenuto a lungo termine. Quindi la cosa più importante è quanto il peso e la forma corporea hanno ancora come importanza, come dominio di autovalutazione. È chiaro che poi una persona che esce da un problema di anoressia può ancora avere può ancora così avere un interesse particolare per il cibo e un'attenzione particolare per il peso. Questo non è preoccupante fino a quando non diventa un dominio di autovalutazione principale. Come dicevo, i ragazzi del Minnesota che hanno fatto l'esperimento e sono stati malnutriti per 6 mesi, alla fine molti hanno fatto il cuoco, quindi gli stati di malnutrizione possono lasciare come residuo esperienziale una particolare importanza data a questi argomenti, ma non è preoccupante fino a quando non c'è questa importanza come dominio di autovalutazione e dominio che determina l'autostima. Un'altra domanda chiede: buongiorno, è possibile e corretto fare un invio alla neuropsichiatria infantile per un ragazzo di 13 anni con comportamenti di restrizione alimentare, condotte di eliminazione e comportamenti autolesivi? Sì, sicuramente sì. Occorre assolutamente che il prima possibile la persona, questa ragazza di 13 anni venga inserita in un contesto terapeutico che per i 13 anni non può che essere un contesto neuropsichiatrico infantile. Come dicevo, la prognosi è tanto migliore quanto più l'intervento terapeutico è tempestivo. Quindi sicuramente questa persona deve essere riferita alla neuropsichiatria infantile il prima possibile. Un'altra domanda chiede sul prossimo incontro, sabato 9 maggio, sarà sempre online? Sì, sarà sempre online tramite questa piattaforma. Potete guardare sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito internet quando saranno aperte le iscrizioni. Ancora, serve la prevenzione dannosa? È possibile una prevenzione primaria dei disturbi di alimentazione? Sì, è possibile, e ci sono degli interventi standardizzati, efficaci, da fare nelle scuole
per prevenire i disturbi dell'alimentazione, che mirano proprio ad agire su quanto gli adolescenti danno al peso e alla forma del corpo come dominio di autovalutazione importante per la propria autostima. Se siete interessati, volete guardare su internet, l'intervento che ha più prove di efficacia dal punto di vista scientifico si chiama Body Project, è anche su un intervento strutturato. Sono, se non sbaglio, 4 incontri da fare nelle scuole. Altre domande? Allora, un'altra persona chiede, interessante l'esperimento americano sulle conseguenze della malnutrizione. La mia domanda è, quando si esce dal disturbo alimentare, si esce anche dalle conseguenze dei comportamenti e delle modificazioni emotive? Allora, ci sono delle conseguenze che sono le conseguenze della malnutrizione? E quindi tanto più si esce, cioè tanto più si raggiunge si implementa un'alimentazione adeguata, si aumenta di peso e si raggiunge un indice di massa corporea adeguato, tanto più questo tipo di modificazioni emotive e fisiche scompaiono. Quindi le oscillazioni di umore vanno via, le quote d'ansia vengono controllate, tornano ad essere controllate efficacemente, il pensiero non è più così polarizzato sul cibo, l'alimentazione ritualizzata scompare, eccetera. Quello che non scompare semplicemente con l'aumento del peso, ma che necessita di un intervento strutturato per essere modificato, è l'eccessiva importanza al peso, alla forma del corpo come dominio principale di autovalutazione. Sto continuando a dire la stessa cosa, ma è un dato molto solido che viene da numerosi studi, che è stato confermato in numerosi studi scientifici. Ok. Allora, un'altra domanda chiede, in che fase della terapia si lavora sui fattori di mantenimento? La terapia cognitivo-comportamentale migliorata è strutturata in tre passi, si chiamano proprio passi nel gergo. Parlando dell'anoressia, il passo 1 è, per dirla in maniera molto grossa, gran parte del passo 1 è focalizzato su elicitare la motivazione sull'aumento del peso, quindi non si aumenta di peso, passo 1 dura un mese, non si aumenta, ma contemporaneamente vengono date le indicazioni per non diminuire di peso e si lavora sulla motivazione al trattamento e al intraprendere il percorso di aumento di peso. Durante il passo 2 si intraprende l'aumento di peso in maniera controllata, concordata con la paziente, lenta, e è lì che per sostenere l'aumento di peso si lavora sui fattori di mantenimento. Il passo 3 invece è un lavoro per evitare che in futuro, una volta raggiunto un adeguato peso, evitare che in futuro si possa ripiombare nel circolo vizioso di cui vi ho parlato prima, nel circolo vizioso dell'anoressia. Ok, io credo che il tempo a nostra disposizione sia concluso. Sono molto contento di aver fatto questo
questo intervento. Spero che la mia presentazione possa essere servita e a gente del mestiere, psicologi, psichiatri e a persone che hanno dei propri cari affetti da questo tipo di problematica. Grazie di aver partecipato così numerosi, vi do appuntamento al 9 maggio per il webinar sulla bulimia nervosa tenuto dalla dottoressa Tramontano. Grazie mille.